Allora, l'Imolese è una squadra che gioca benissimo al calcio, non da adesso, da sempre, quindi squadre in campo sono due, sono stati più bravi loro nel primo tempo, noi abbiamo cercato di metterci mano, eravamo riusciti a pareggiarla e quindi credo che alla fine della fiera, quando parliamo di atteggiamento delle due squadre, c'è anche l'avversario, noi ci abbiamo messa tutta, più bravi loro in alcuni frangenti, ma ripeto, avendola recuperata, insomma, nel secondo tempo si è vista la differenza e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. I cambi sono perché i ragazzi, quando c'è gente in panchina che sta bene, vuole giocare e meriterebbe di giocare. È chiaro che quando poi le cose non vanno bene, i responsabili dei cambi sono io, le responsabilità me le prendo io. Mister, Ciao. diciamo nel complesso oggi però male il Pescara, perché insomma è vero che l'Imolese giocherà anche un buon calcio, ma questa squadra oggi è penultima in classifica, soprattutto nelle ultime 5 trasferte aveva sempre perso, cioè ci si aspettava un'altra prestazione, anche perché l'obiettivo era quantomeno quello di conservare il quarto posto, invece adesso c'è questo quinto posto, non ci sarà tempo per riposarsi, bisognerà scendere subito in campo. Nel complesso si è vista una squadra piuttosto molle, soprattutto perché? Allora, la partita l'abbiamo fatta nel primo tempo, sono d'accordo, non bene, ma nel secondo tempo secondo me la partita l'abbiamo fatta per quello che andava fatto, con occasioni comprese. Se guardiamo l'occasione di oggi, credo che la partita poteva finire 5-6-2 per noi. È chiaro che non è stato così, ci prendiamo il pareggio, bravi loro, noi meno bravi. Ripeto, il primo tempo non l'abbiamo fatto bene, sono d'accordo, ma il secondo tempo l'abbiamo fatto bene. Sulla classifica, quando si arriva a 2-3 giornate alla fine, abbiamo visto Grosseto, visto la Pistoiese e visto oggi Limolese. Non esistono le classifiche, esistono gente che vuole salvarsi, gente che vuole fare punti, e probabilmente loro nel primo tempo ci hanno messo qualcosa in più. Ripeto, nel secondo tempo la differenza si è vista, però è chiaro, se non fai gol, la colpa è la nostra, colpa è nostra. Bravi loro a sfruttare le occasioni che hanno avuto, però. Ripeto, la squadra è questa, non si può prendere la squadra quando si vince e quando non si perde, la colpa è della squadra. La squadra è sempre questa e fino alla fine difenderò ovviamente. Io mi sento chiedo la scelta di Zita, innanzitutto, perché per me, specialmente nel primo tempo, Lombardi era quello che voleva, nella seconda parte un pochino leggermente meglio. La sua scelta dall'inizio e se a livello caratteriale, a livello mentale, pardon, questo pareggio, questo quinto posto può aver segnato un po' la squadra in ottica playoff. Ma parto dalla seconda, se facciamo cose del genere vuol dire che non abbiamo capito niente, per cui la squadra deve azzerare. Nel calcio purtroppo quello che si è fatto ieri per fortuna non conta nulla, per cui azzeriamo tutto velocemente, lo sapevamo che andavamo ad affrontare questi playoff, poi avessimo fatto 3 giorni in più o in meno. È chiaro che era meglio ovviamente riposare quei giorni in più. E la cosa che metto per primo? Smizzita la scelta Ma Teto sta bene, abbiamo avuto questo problema di Frascatore, Teto si è andato bene, è stato un giocato da lui e Rasi fino alla fine, Rasi ha avuto un problema al piede, quindi oggi era in panchina, ma era semplicemente per onor di cronaca non tanto utilizzabile. Però secondo me Nzia, dopo un po' che non giocava, ha fatto una partita buona nel secondo tempo sicuramente, nel primo tempo, ripeto, tutta la squadra, non solo Nzita. Quest'anno in trasferta non ha fatto benissimo, ma a Pescara aveva pareggiato giocando un'ottima partita. Allora, adesso si azzera tutto, adesso ripeto rispetto al discorso di prima, si parte tutte alla pari, per cui inizia un altro campionato per noi, speriamo lunghissimo, quindi è una squadra che farà di tutto per poter passare il turno esattamente come noi, quindi credo che sarà una partita sicuramente dura. 50 e 50, sono partite talmente da giocare che sarà difficile per noi, ma sarà difficile anche per loro, perché noi abbiamo voglia di fare bene, di migliorare quello che abbiamo fatto fino adesso. E quindi questo è il nostro cammino. Torno un secondo perché ti ho visto tante volte arrabbiarti perché sbagliavano proprio, specialmente nel primo tempo, cose semplici. Ti arrabbiavi, vedo che gesticolavi e ti arrabbiavi molto. In secondo te la cosa era di peso? Era, cioè forse, boh, non so, la responsabilità di dover vincere per forza? Questa poca lucidità, specialmente Vabbè, il discorso principale è che quando si è costretti a vincere per forza è un po' più difficile rispetto a quando si gioca magari più spensierati, questo è normale. Però facciamo di professione questo, quindi la palla deve essere uguale sia quando le cose vanno bene che quando vanno meno bene. Per cui potremmo fare sicuramente meglio,
nella fase di costruzioni con più qualità sicuramente, perché la fase di palleggio nostra ce la concedevano e non abbiamo sfruttato appieno le occasioni, quello che invece è successo nel secondo tempo, dove l'abbiamo creata ma non l'abbiamo sfruttata.